È un'associazione che è nata 10 anni fa per occuparsi delle trasformazioni che stanno avvenendo nel nostro mondo e prova a tentare di mettere insieme delle risposte. È un ringraziamento molto particolare perché arrivando qui in piazza ho incontrato un'altra campagna a cui noi aderiamo, quella contro il trattato del commercio transatlantico. È un altro momento di lotta. Io avrei voluto che loro restassero con noi per capire che la nostra battaglia è anche la loro battaglia e la loro battaglia è anche la nostra battaglia. Credo che dovremmo unificare questi fronti, dovremmo avere la capacità di costruire un senso comune, quello che ci viene tolto dai mezzi di comunicazione, come abbiamo detto oggi nel nostro corteo. Vedete, su altre questioni, in questi anni siamo riusciti a costruire un senso comune di quello che andava fatto. Penso ad esempio alla battaglia che circa 30 anni fa si iniziò sulla qualità delle acque, sulla difesa dei fiumi, sul fatto che questi corsi d'acqua dovevano essere salvaguardati, dovevano essere puliti, che le aziende non potevano più utilizzarli come discariche. E vincemmo una grande battaglia tutti insieme. Riuscimmo a produrre delle leggi importanti, delle leggi che cambiarono il corso della nostra storia. E così sta accadendo in questi mesi, in questi anni, sul terreno della terra dei fuochi, quando scopriamo improvvisamente che il nostro territorio viene in qualche modo utilizzato per discarica, per fare lucro anche sui rifiuti, anche su quello che non andrebbe in nessun modo messo in discussione. L'aria non è una cosa diversa, l'aria è esattamente come questo territorio, è un territorio che va salvaguardato, è un territorio nostro, è un territorio nel quale viviamo e dovremmo in qualche modo avere la capacità, di capire che la difesa dell'aria è come quella dell'acqua e è come quella della terra, è una difesa primordiale, è una difesa dalla quale non possiamo tornare indietro. Chi sia che metta in discussione la qualità, i governi, le multinazionali, per qualunque motivo, noi dobbiamo stare qui in campo a dire che l'aria è un nostro diritto. Vedete, quando Massimo mi ha chiesto a nome del RIP, di Riprendiamoci il Pianeta, di fare un intervento qui a Bologna, alcuni amici e conoscenti a Roma mi hanno detto: ma non andare, queste cose puzzano un po' di complottismo, bisogna stare attenti altrimenti ti esponi. Io nella mia vita mi sono sempre esposto, non mi sono mai tirato indietro. Quando vedo una cosa che non capisco, voglio capire e voglio starci per chiedere che non solo io possa capire, ma che possa essere chiaro per tutti, che tutti possano comprendere quello che sta avvenendo. E la piazza, questa piazza di oggi, questa nostra piazza, serve proprio a questo, a parlare con quelli che passano qui, con quelli che ci vedranno forse nei telegiornali, con quelli che forse ci leggeranno sui giornali, anche se le informazioni saranno probabilmente non raccontate per quelle che sono. La piazza era importante, è sempre stata importante all'interno delle comunità. La piazza è il luogo di dialogo, è il luogo di confronto, è il luogo dove in qualche modo le emozioni e il senso della vita si sono costruite per decenni. Ed è questo quello che ci hanno tolto in questi anni, perché è nata una cosa che non era mai esistita nella storia dell'umanità. È nata un'industria che produce il senso della vita e ci fa profitto su questa cosa. È un'industria di nuova generazione e avvolge l'intero pianeta e è in grado di, come dire, bollare le campagne, bollare le idee, bollare i movimenti, metterli ai margini se vogliono, metterli in discussione se possono, anche quando hanno ragione, anche quando hanno fatti concreti sui quali basarsi. Ma io credo che da qui dobbiamo ripartire dalla nostra capacità di parlare, di dialogare con le persone, di incontrare i loro occhi, di guardarli, questi individui che sono massificati da questa industria di senso, e riscoprire la loro anima, quello che c'hanno dentro, ricapire, riconnettere il senso della vita, decostruire in qualche modo questi apparati, dare la possibilità a noi di riaprire un dialogo con l'altro da noi, guardarlo negli occhi e riconoscersi
tra esseri umani. E questo qui è il punto, secondo me, dal quale dobbiamo partire. Loro vorrebbero che noi fossimo esclusivamente agenti di consumo. Anche poco consumo, perché ci stanno togliendo salari, pensioni, diritti, ma basta che consumiamo, basta che ci pensiamo come consumatori. Questa dovrebbe essere la nostra unica condizione, e tutti i telegiornali, e purtroppo anche molta della politica, ci riduce soltanto a questo. Quando i governi pensano di aver risolto tutto perché danno 80 euro e poi lasciano la condizione della vita materiale esattamente così com'è, quando non si occupano dell'acqua, dell'aria, della terra, di quello che sono il futuro dei nostri bambini, del futuro dello stesso pianeta, allora gli 80 euro non servono a nulla, non sono in grado neanche di darci qualche elemento in più da consumare. E noi oggi in piazza abbiamo bisogno qui di ritrovare il vecchio ruolo del dialogo, quello di farci capire il mondo attraverso le esperienze della gente. Abbiamo bisogno di una capacità di costruzione di una mappa con la quale attraversare il nostro pianeta, le nostre città, le nostre vie, i nostri luoghi di lavoro. Una mappa che è in grado, come dire, di farci interpretare i fatti che accadono. E è per questo che come NetLeft noi siamo qua, perché noi questo stiamo tentando di fare e questo vogliamo farlo con tutti quelli che sono in grado e vogliono stare su questo cammino, porci delle domande, anche e soprattutto domande quando non hanno risposte, avere la possibilità di sollevare dubbi, di comprendere i silenzi, di capire quando ci sono contraddizioni e depistaggi, come è accaduto anche stamattina, e avere la possibilità di dialogare con gli altri e comprendere. E questo è uno dei punti per i quali siamo qua. Uno dei territori oscuri, purtroppo, è diventato il nostro cielo. Perché il cielo si è riempito di queste scie? Perché manca chiarezza, lo scopo, la missione, il perché di queste attività? Perché sono attività che sono oggettivamente fuori da quelle che possiamo considerare le attività normali di linee aeree, eppure esistono, hanno scopi militari, hanno scopi di geoingegneria, hanno altri scopi, dobbiamo capirlo, i governanti ce lo devono dire, esattamente come accade per l'acqua, esattamente come accade per la terra dei fuochi, ci devono dire cosa sta accadendo, e noi lo dobbiamo chiedere in maniera forte, esattamente come chiediamo che il trattato per il commercio transatlantico esca fuori dalle stanze buie, ci dicano che cosa stanno discutendo lì, ci facciano capire a nome di chi stanno trattando e qual è il futuro che ci stanno costruendo. E questo qui è un punto centrale. Basta guardare il nostro cielo per capire che non è più quello di una volta, l'abbiamo messo sulle nostre immagini, il cielo è striato, è fatto di nubi e di una lattiginosa presenza che ci fa riscoprire rarissimamente quel cielo azzurro che abbiamo conosciuto da ragazzi, e l'aria che respiriamo è piena di cose indicibili che in qualche modo riempiono non solo i nostri polmoni e i nostri corpi, ma vanno a depositarsi sulla terra, vanno a depositarsi nelle acque e si sommano ai tanti mille inquinanti. È di qualche mese fa la notizia che le acque del pianeta, tutte le acque del pianeta, sono contaminate in maniera irreparabile dalle plastiche che si sono disciolte, che abbiamo accumulato nei nostri oceani in 50 anni di modello economico insensato. Sapete che 7 particelle su 10 di quelle che una volta erano le sospensioni di plancton oggi sono microparticelle di plastiche piene di metalli pesanti che vanno a mettersi dentro il ciclo biologico, il ciclo vitale, e arrivano a tutti gli esseri viventi del pianeta. È stato scandalo il fatto che è stata trovata della birra tedesca, questi residui, ma lo troviamo dappertutto, lo troviamo in ogni luogo, perché questo modello economico sta devastando il pianeta, lo sta riducendo in condizioni quasi invivibili. E allora noi vorremmo che qualcuno della politica qua prendesse spunto da questa nostra manifestazione, vorremmo ad esempio che il servizio pubblico, almeno quello regionale, facesse un servizio
per spiegare le ragioni di una mobilitazione che ha visto così tante persone riunirsi qui oggi a Bologna. Vorremmo che il servizio pubblico andasse a scoprire quali sono i dubbi, quali sono le condizioni, e vorremmo che qualche parlamentare prendesse in mano questa cosa per dire: anch'io non ho capito, mi spiegate, spiegate alla gente, spiegate al paese che cosa sta accadendo, ce lo dite. Questo è quello che vorremmo. E guardate, quello che ci stanno preparando è un mondo complicato. Io sono presidente, qualcuno di voi lo sa, anche di un'associazione che 3 o 4 anni fa provò a lanciare un appello alle Nazioni Unite per la messa al bando delle guerre robotiche. Nessuno ne parla, ogni tanto qualcuno ci fa un po' di folklore. Fanno tante leggi per regolamentare i piccoli droni, quelli quasi casalinghi, perché non possono alzarsi oltre i 50 metri o 100 metri e devono essere registrati, non lo puoi fare, mille regole. Ma su quello che sta accadendo di serio nel mondo della guerra nessuno ci dice nulla. E ora vi dico io in 2 minuti quello che sta accadendo. Sta accadendo che i droni armati, quelli che sono lanciati per uccidere senza mandare gli eserciti, uccidere in maniera chirurgica, come dicono, dopo anni di attività hanno raccolto oltre il 96% di errore. Significa che ogni 100 persone che hanno ucciso, 96 non erano il bersaglio che doveva essere ucciso. E sono stati uccisi donne, uomini, famiglie. Famiglie, molto spesso famiglie che andavano a matrimonio, a feste, perché scambiati per guerriglieri che si muovevano nelle montagne, soprattutto in nazioni lontane di cui noi molto spesso non sappiamo neanche il nome e la collocazione geografica. E siccome queste macchine da guerra commettono tanti errori, allora cosa hanno pensato? Beh, non le utilizziamo, no? Siccome l'errore viene commesso dal militare che sta dall'altra parte del pianeta e che riceve in ritardo i segnali del drone e quando trasmette l'informazione di sparare, quell'informazione deve tornare dall'altra parte del pianeta e quel ritardo immette tanti secondi di distanza tra la decisione e il momento del colpo, e i militari tendono a far partire il colpo prima, con poche informazioni. Allora cosa hanno pensato i vertici militari? Sospendiamo l'utilizzo di questi droni? No, rendiamoli ancora più intelligenti, cioè autonomi e in grado di sparare senza l'intervento del militare. È quello che sta accadendo. Si stanno mettendo in circolazione nel pianeta armi che hanno autoistruzioni su chi devono colpire, senza più neanche il controllo umano. E pensate quale dramma stiamo producendo, quale dramma da film di fantascienza ci stanno proponendo, senza che nessuno ci dica nulla. E uno dice: questo è impensabile. Beh, stanno andando oltre, perché siccome i droni, per esempio quelli terrestri, hanno il problema dell'approvvigionamento energetico, 2 anni fa un'azienda americana ha annunciato che è stato risolto il problema delle batterie. Perché i droni terrestri iniziano ad essere forniti di stomaci in grado di digerire il ciclo del carbonio e recuperare energia dal ciclo del carbonio, cioè dai vegetali e dagli animali, forse anche dai cadaveri. Cioè noi stiamo rendendo autonomi i droni e gli stiamo dando anche la possibilità di approvvigionarsi di energia senza più il controllo umano. E di questo nessuno ci dice nulla. Come non ci dice nulla sul fatto che la vita dentro questo pianeta è arrivata a un bivio, e lo sappiamo tutti noi, lo capiamo ogni giorno nella nostra esperienza, che questo modello di vita è arrivato al capolinea. Tutti gli equilibri sono saltati, quello tra l'uomo e il suo fare, quello tra l'uomo e il suo ambiente, quello tra l'uomo e tutti gli altri uomini. Ero a Modena l'altra settimana e ho trovato scritto su un muro una cosa che mi ha rabbrividito, una scritta positiva, ma che allude al fatto che dietro c'è un pensiero contro il quale si combatte. Su quel muro c'era scritto: nessun uomo è illegale,
siamo arrivati al punto che dobbiamo scriverlo sui muri come una rivendicazione, il fatto che non ci sono uomini illegali sul pianeta, che tutti gli uomini hanno il diritto di vivere sul pianeta, che il pianeta è di tutti, è di tutti noi, e non soltanto degli uomini, ma di tutti i viventi, e il pianeta è di tutto il suo ciclo ambientale. È questo che lo dobbiamo capire, è questo quello che dobbiamo gridare, e lo dobbiamo gridare alla politica, lo dobbiamo gridare al mondo dell'informazione, al mondo dei movimenti, a tutti quelli che in qualche modo sono sulla breccia per dire un no a questo modello di sviluppo e che chiedono un altro modo per vivere. Ecco, noi dobbiamo avere la capacità di connettere queste forze, questi movimenti, queste associazioni. Vedete, mi avvio a concludere, l'informazione tutti i giorni ci fa discutere sul nulla. Quando andiamo al bar e discutiamo di quello che ha detto Renzi, di quello che ha detto Bersani, di quello che ha detto Berlusconi, di quello che ha detto Brunetta delle volte, o addirittura tempo fa capitava addirittura di parlare di quello che diceva Gasparri, mi viene quasi il mal di testa a pensarci. E però delle cose vere non si discute mai. Vedete, hanno ridotto la crisi del mondo a tre livelli separati. Il primo livello è quello della crisi di tutti i giorni, quello in cui appunto ci fanno discutere come se in una macchina che sta correndo diritta, sparata verso un burrone, gli occupanti della macchina fossero impegnati a discutere del colore della tappezzeria o dell'abmagit, del profumo che c'è dentro la macchina, e la macchina corre diritta verso il burrone. Perché in realtà ci fanno discutere di questi elementi, ma non ci fanno discutere mai della vera struttura della crisi, che è una crisi strutturale. Non illudiamoci di tornare a prima della crisi del 2008. Lo sappiamo tutti che non torneremo, e non solo per la qualità della nostra capacità di spesa, perché non possiamo tornare a spendere quello che spendevamo in quegli anni, ma perché c'è un altro livello della crisi che viene praticamente oscurato dai mezzi di comunicazione. È il fatto che se anche trovassimo improvvisamente la strada magica, un altro euro, un'altra moneta, un'altra modalità di produrre improvvisamente, e potessimo improvvisamente pensare che il ciclo economico possa riprendere, quello di cui oggi nessuno discute è che il pianeta non ce la fa più. Il pianeta ha raggiunto i suoi limiti, che non c'è altra soluzione che ripensare il modo con cui siamo dentro questo pianeta, che dobbiamo ritrovare un equilibrio tra di noi, dobbiamo ritrovare un equilibrio con gli animali, dobbiamo ritrovare un equilibrio con la terra, con l'acqua e con l'aria, liberandola da queste scie. Questo è quello che dobbiamo fare, e io credo che questo è il compito che hanno movimenti come il vostro, il nostro, come quello che è appena andato via sul trattato contro il commercio transatlantico. Noi abbiamo bisogno di riprogettare la nostra presenza sul pianeta. Chiamiamo questa cosa, questa necessità, la necessità della transizione. Abbiamo bisogno di una transizione da quello che c'è oggi a quello che ci deve essere per salvare l'uomo e salvare il pianeta. Questo è quello che noi crediamo. Dobbiamo passare dal sapere come fare una cosa al sapere perché la facciamo quella cosa, e dobbiamo costruire un'altra politica che noi chiamiamo nella nostra associazione il welfare della relazione. Che cosa significa per noi welfare della relazione? Significa che noi dobbiamo avere una relazione diversa verso noi stessi, perché abbiamo diritto alla felicità. Abbiamo bisogno di una relazione diversa verso la comunità, perché abbiamo bisogno di un senso di appartenenza. Abbiamo bisogno di un verso nuovo di relazione con quelli che condividono la nostra condizione, e ci abbiamo bisogno di un'identità. Abbiamo bisogno di una relazione nuova con i generi, perché abbiamo bisogno di una sessualità nuova, più aperta, più condivisa. Abbiamo bisogno di una relazione nuova con la specie, perché abbiamo bisogno di una fratellanza nuova che avvolga il pianeta. Abbiamo bisogno di una relazione nuova con i viventi, perché non c'è destino dell'uomo se non insieme a tutti gli abitanti di questo pianeta. E abbiamo bisogno di una relazione nuova
con questa sfera che ci fa attraversare l'universo, con Gaia, con il nostro pianeta, perché senza questa relazione nuova non avremo nessuna possibilità di vivere. Vedete, sono 7 livelli nuovi della politica. Ogni soluzione che ci viene proposta deve passare al vaglio di questi 7 elementi. Quando ci propongono una soluzione, dobbiamo dire: questa soluzione risponde al primo, bene, risponde al secondo, bene, non risponde al terzo punto, va male. Deve rispondere a tutti i 7 punti, perché solo con questo punto, con questa scelta, le politiche torneranno ad essere per l'uomo, per la terra, per tutti i viventi. E abbiamo bisogno quindi di rimettere insieme le economie della prossimità, i gas, i chilometri zero, il nuovo mondo delle stampanti 3D che sono in grado di riprogettare il modo con cui produciamo le merci. Dobbiamo riscegliere e ritrovare l'economia del dono, uno sviluppo non parassitario, sviluppare una nuova cooperazione nel fare, costruire anche una nuova moneta. Abbiamo bisogno di un nuovo modo con cui costruire la creatività dentro questo nostro mondo. Economia del risparmio, economia della relazione, la produzione diretta di valori d'uso, le famose 4R. Riduci ciò che acquisti, ripara quello che puoi, riusa quello che hai, ricicla tutto il resto. Ecco, io credo che rispetto al mercato che ci vorrebbe tutti quanti consumatori, folli consumatori, solo persone che spendono e spandono, noi abbiamo bisogno di rompere questo meccanismo che avvolge i sensi nostri e riscoprire il fatto che la transizione è l'educazione dei nostri 5 sensi, è l'organizzazione nuova di questi nuovi percorsi. Vedete, e chiudo, questo è un percorso difficile che abbiamo davanti. Non è difficile solo perché abbiamo un'ambizione alta, quella di ripensare e progettare la vita su questo pianeta e il ruolo dell'uomo dentro questo pianeta. È difficile perché nessuno ha già scritto il cammino che dobbiamo compiere. Lo dobbiamo scoprendolo giorno per giorno, capendo dove vanno i nostri passi, ragionando, essendo consapevoli dei nostri passi e riscoprendo in questo la nostra capacità di camminare autonomi su questo pianeta, di riscoprire la nostra consapevolezza e la nostra coscienza. E per fare questo credo che dobbiamo imparare, caro Massimo, a navigare con le stelle e non ad avere come punti di riferimento le luci delle navi che ci girano intorno. Se seguiamo quelle luci lì non andremo da nessuna parte.